sono ricerche abbastanza importanti che dimostrano come essere primi o comunque essere tra le prime 10 posizioni su TripAdvisor significa di fatto concentrare una buona parte delle prenotazioni che vengono fatte online per quella data città, data destinazione. Poi c'è un aspetto che molto spesso viene trascurato quando si parla di turismo online, ma che secondo me è fondamentale, è l'entrata delle low cost. Il concetto di low cost non è solamente il fatto di avere l'aereo in modo gratuito, ma è il fatto di poter viaggiare molto di più di prima. Le persone hanno cominciato a dire, ok, se un volo costa 30 euro, perché devo pagare 150 per un albergo? Anche l'albergo deve essere low cost, cioè non c'è nessun motivo, non dov'è il valore, alla fine devo dormire, mi stai nel letto. E hanno cominciato a fare lo stesso identico ragionamento anche per quanto riguarda gli alberghi, e mentre invece per quanto riguarda i ristoranti si sono un po' salvati, nel senso che ancora sono più... diciamo mangiare bene fa ancora piacere a tutti, quindi anche questo ha portato un ulteriore sconvolgimento. Da una parte diciamo il low cost è uno è prenotabile anche quello autonomamente dal viaggiatore, serve le maggiori città, quindi di fatto copre una buona parte dell'offerta turistica venduta dagli agenti di viaggi e cambiano quindi la percezione da parte del turista del prodotto turistico. Cosa è successo? Allora, le prime reazioni degli agenti di viaggio. La prima cosa, una volta che i viaggiatori si sono accorti, che gli agenti di viaggio si sono accorti che i viaggiatori prenotavano da soli, basta, guerra totale, non esiste internet, non lo voglio vedere, chi prenota su internet è un mio nemico. Non voglio neanche sentire che è prenotato su internet, se è prenotato su internet non prenotare più da me, non ti voglio più vedere. Quindi proprio il rifiuto totale di quello che era un nuovo mondo. Ho esempi raccontati di agenti di viaggio con ex clienti che venivano dicendo ah ho prenotato un volo low cost, non mi trovo nei guai, risposta a fatti tuoi, che penso non ci sia errore più grande di fare una cosa del genere, perché significa che insomma perdere un cliente di fatto, perché se tu aiuti una persona nel momento del bisogno la seconda volta il volo low cost non lo compro più, viene da te, abbastanza ovvio. Cosa è successo quindi di fatto nel mercato, no? Che i viaggiatori continuano a prenotare su internet felici di spendere meno, spesso è una percezione, ma altrettanto spesso è anche vero che si spende meno. I vari Expedia, Booking e tutti gli altri diventano aziende multimiliardarie, perché in questo modo diciamo non lo rende di fatto competitor, perché gli agenti di viaggio si sono tirati fuori da quel tipo di competizione per una buona parte del tempo, e le agenzie di viaggi cominciano ad essere in difficoltà, quindi una parte di loro chiudono, una parte di loro si ridimensionano, altre cambiano specializzazione, sì, grazie. Altre cambiano specializzazione e quindi insomma succede che nella sostanza che c'è uno sconvolgimento nel mercato delle agenzie di viaggi. Dall'anno scorso si comincia a vedere un po' di luce, quindi qualche agenzia di viaggio comincia a dire aspetta un attimo, però se questo internet invece di considerarlo come un nemico lo considerassimo una fonte di strumenti utili. Quindi, allora, se lo può fare il turista, perché non posso farlo io? Utilizziamo internet per prenotare, per vedere, per conoscere nuove offerte. Inoltre, alcune, ancora più intelligenti, si sono accorte che per sopravvivere in realtà l'unico modo vero è differenziarsi. Quindi offrire servizi diversi da quelli che internet offre. Expedia, su un pacchetto standard, su una destinazione hit, è poco difficilmente battibile. Se invece c'è una famiglia con 4 persone, 2 bambini piccoli, con tantissime esigenze, lì allora sì che ci si può aggiungere del valore e si può diventare veramente di nuovo protagonisti. Quindi cosa succede? Che alcuni agenti di viaggio cominciano a dire ok, inseriamo il volo low cost nelle nostre offerte, visto che la gente li vuole, insomma è il mercato che poi decide, anche grazie al fatto che i vari online booking system tirano fuori dei prodotti per gli agenti di viaggio, cominciano a utilizzare Expedia, Booking per prenotare per conto dei loro clienti. E quando il cliente gli arriva lì con il malloppone stampato di TripAdvisor, non gli dicono non ne voglio sapere, ma lo leggono insieme a lui e cercano di valutare qual è la struttura migliore per i suoi bisogni. Quindi, e questa è la prima cosa base. Poi cominciano a differenziarsi, cominciano a dire ok, allora, al posto di venderti, di darti il catalogo del teorema, dirti scegliti tu, comincio a offrire destinazioni un po' diverse, quindi comincio a vedere magari di trovare quali tour operator fanno cose un po' diverse dagli altri, cominciano ad andare incontro ad esigenze particolari, qualcuno si specializza magari sui viaggi di nozze, qualcuno si specializza sulla famiglia, viaggi di lusso, cominciano insomma a capire che la differenziazione, che è uno degli elementi base del marketing, è una cosa che
che insomma coinvolge anche loro, non solamente le aziende. Quindi la gente di viaggio si rende conto che esiste una competizione e che questa competizione deve essere, diciamo, combattuta con le armi del marketing. Cominciano anche, non solo a livello locale, cosa che alcune facevano già, ma sicuramente è aumentato da quando c'è tutta questa concorrenza, cominciano anche a utilizzare internet per farlo. Questo cominciano con le cose base, quindi un sito internet, le newsletter, le cose, diciamo, le primissime cose. Come diceva prima la professoressa che presentava il master dello IUM, il sito però è solo uno dei punti di contatto, quindi che cosa bisogna fare in realtà? Bisogna tornare a stabilire quel rapporto di fiducia che esisteva prima, o che quantomeno, insomma, forzatamente o meno, esisteva prima, tra agente di viaggi e cliente. Per farlo, l'agente di viaggi deve utilizzare tutti quegli strumenti che permettono di stabilire la relazione col cliente, conoscerlo e andare incontro ai suoi bisogni. Quindi, non mandandogli i cataloghi in mano di scegli, ma ascoltandolo, rispondendo, impiegando del tempo, che spesso per loro è difficile dire, ma se io poi gli rispondo loro vanno a prenotare su internet, sì, è vero, ci sarà quella parte di persone che fanno così, ma c'è anche un'altra parte che invece poi prenota in agenzia, quindi come tutti, quando cerchiamo un cliente ci sono quelli che vanno bene e quelli che vanno male. Quindi alcune agenzie, soprattutto in questi ultimi mesi, diciamo, visto che TripShake di fatto poi offre questi tipi di servizi, ci siamo confrontati, abbiamo capito, chiedendo loro se gli interessavano, e molte hanno risposto positivamente. Cosa hanno cominciato a fare? Hanno cominciato a partecipare alle community online, alle discussioni su blog, alcune hanno aperto dei loro blog. Posso fare ad esempio di due agenzie, una addirittura, sono andato a vedere ieri il blog, è piena di commenti che gli chiedono preventivi, perché il blog è un punto di contatto, le persone vanno e gli dicono, ma mi trovi un... E quindi di fatto diventa un modo per trovare clienti nuovi, scrivendo articoli su cose che presumibilmente gli piacciono, visto che è il loro mestiere. Consigliare, quindi l'agente di viaggio diventa sempre più consulente, sempre meno commerciante di prodotti altrui, e mette a disposizione la sua esperienza, che poi, diciamo, è quello che ha in più rispetto al viaggiatore, quindi l'esperienza, la capacità di valutare le informazioni che turistiche, a disposizione del viaggiatore. In buona sostanza, cosa fa? Cosa dovrebbe fare? Cosa fa l'agente di viaggio virtuoso, l'agente di viaggio 2.0, se vogliamo chiamarlo così? Gestisce il fatto che oggi i viaggi si vendono su tanti canali. Quindi il viaggiatore oggi ha tante scelte e tutte queste scelte le prende sempre in considerazione. E quindi è giusto che anche l'agente di viaggi sia in grado di capire come gestire tutti questi diversi canali. Gestisce le informazioni, quindi oggi grazie a internet, grazie a mezzi di comunicazione, il viaggiatore è pieno di informazioni, può sapere veramente tantissime cose, spesso troppe cose, e gli è difficile amministrare tutte queste informazioni che ha. Quindi l'agente di viaggi funge anche un po' da guida per il viaggiatore, e offrendo poi soluzioni pratiche ai problemi che incontra. Poi Alessio parlava prima di destagionalizzazione, io ho un'idea che da qualche anno che in mente, che secondo me è uno dei modi con cui si potrebbe, tra virgolette, combattere questo fatto del fatto che i viaggi siano venuti in modo stagionale, è che le agenzie di viaggio, soprattutto quelle che hanno opportunità di stare in una città come potrebbe essere Firenze o comunque città turistiche, potrebbero, anche piccole nicchie, perché su Firenze la competizione è un po' fortina, però diciamo magari su città un po' più piccoline, o potrebbe essere Siena per fare esempi, utilizzare, diciamo, la loro presenza sul territorio per attrarre turisti da fuori, quindi fare delle piccole, diciamo, iniziative di incoming, chiaramente non mettendo su dei tour operator, perché però grazie all'ultima legislazione l'agente di viaggio può agire come tour operator per buona parte dei prodotti, quindi potrebbe essere un'idea nel momento in cui si vuole trovare una soluzione alla stagionalizzazione dei viaggi, utilizzare internet, che come ci dicono da 10 anni elimina le distanze, per fare un'operazione di questo tipo. E con questo vado a chiudere molto velocemente, e vi ringrazio del vostro tempo e niente, alla prossima. Se volete contattarci, i contatti sono lì. Grazie.